Altra villa storica stupenda. Questo imponente castello di 3.500 metri quadri comprende 35 stanze disposte su 5 piani. La struttura è coronata da una torre ottagonale con un meraviglioso tetto a terrazza dal quale si può gustare una vista a 360 gradi. Gabriele D'Annunzio vi soggiornò una notte e la denominò Villa Mandoleto. Anche Guglielmo Marconi fu ospite del castello e nel corso della Seconda Guerra Mondiale la villa fu sede del comando militare tedesco. Originariamente risalente all'epoca etrusca, questa lussuosa residenza è stata completamente ristrutturata ed ampliata nel 1880, creando un affascinante castello in stile neogotico. La struttura attualmente esistente venne commissionata da un nobiluomo piemontese in occasione del suo recente matrimonio con un appartenente alla famiglia reale scozzese, con l'intento di realizzare la residenza di famiglia. Un famoso architetto del luogo arruolò allora l'abilità di artigiani locali, pittori, scultori, decoratori, al fine di completare il suo progetto artistico. Abbiamo potuto cogliere solo un frammento di bellezza di questo castello, potendo visitare solamente le scuderie, ma vi mostreremo qualche dettaglio dell'interno. Facciamo girare l'altra parte, vediamo. Posto. Ma questa mi sa che la stanno ristrutturando comunque. Meno male. Meno male. Bella. Bella.
il deposito dei termosifoni. Guarda, qui c'è uno scorcio da foto, secondo me. Guarda qua, qui dove sto io, questa è da foto. Tutto un deposito di roba. Distrutte. Le scale sono distrutte. Posso vedere qua al limite, guarda. Che bello qua. C'erano le stalle. Le stalle qua c'erano. Almeno le stalle le abbiamo potute vedere, dai, di questo posto magnifico. Bellissime, eh? Che roba. Belfast e London. Sinceramente non c'era mai successo, però devo dire che siamo molto contenti di questa cosa, perché il castello che stavamo per iniziare a visitare sta subendo dei lavori di restauro e ristrutturazione, quindi ovviamente siamo un po' dispiaciuti per non averlo potuto visitare, ma al contempo siamo molto felici che finalmente un gioiello si stia riprendendo vita. Alla prossima esplorazione. Ciao!